Luce c'è, luce non c'è. Luce c'è, luce non c'è. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Cari amici e follower delle avventure di Mike e Tony, bentornati sul nostro canale. Abbiamo raggiunto i 200 iscritti. Abbiamo raggiunto i 200 iscritti su YouTube, quindi vogliamo ringraziare tutti coloro che ci seguono giorno dopo giorno e che ci sopportano. Continuate a iscriverti, mi raccomando. Sì, ci si può iscrivere una volta sola, che fanno? Fatevi più account. Oh. Oggi vi racconteremo 10 cose che non sapete di Michele e 10 cose che non sapete di Antonio. Nel 1994 Antonio ha partecipato allo Zecchino d'Oro, classificandosi secondo con la canzone Pop Off dietro al coccodrillo Come Fa. Ma pop pop. Michele, prima di fare l'animatore, ha presentato dei progetti contro l'alcol. Michele contro l'alcol. Antonio ama gli anni dispari. Infatti negli anni dispari gli succedono quasi esclusivamente cose belle. Negli anni pari invece ha una sfiga mostruosa. Michele è stato bocciato 2 volte a scuola. La prima in terza media perché è arrivato dalla Germania e non sapeva l'italiano. Non lo sa tuttora, eh? La seconda in terza superiore perché si è dedicato alla patente e non allo studio. Un'altra cosa che magari non sapete su Antonio e che non sapevo nemmeno io: Antonio sa suonare il pianoforte. Michele sa suonare la chitarra, infatti aveva una band dal nome Frizzy Five, i 5 gasati. Antonio è un grandissimo fan di Harry Potter e del Signore degli Anelli, infatti per 2 stagioni consecutive mi sono dovuto subire tutti i film di Harry Potter e del Signore degli Anelli. Michele, pur essendo nato in Germania e pur avendo frequentato le scuole in Germania, non ha la cittadinanza tedesca. Antonio ha 3 tatuaggi. Sul polso destro ha un tatuaggio dell'infinito. Sul braccio sinistro ha un tatuaggio con scritto Take your dreams and make it real. Invece il terzo tatuaggio è dietro al collo, un disegno di Peter Pan con scritto Never grow up, non crescere mai. Infatti l'ha presa la lettera. Michele molto spesso viene fermato dai carabinieri che gli chiedono se ha il permesso di soggiorno o la cittadinanza italiana. Sarà per colpa della sua barba? Sarà per la sua cadenza tedesca? Antonio ha un bruttissimo difetto. È permalosissimo. Non gli si può mai dire niente che lui se la prende. Michele ha un'enorme paura del fuoco, perché da piccolino ha vissuto una brutta esperienza in prima persona dove prendevano fuoco le sue tende di casa. Il numero preferito di Antonio è il numero 8. Infatti è nato l'8 ottobre, anche se ottobre è 10, però l'8 comunque è un numero che lo ha segnato. Michele, se in un periodo stressato, parla spesso nel sonno. Fa discorsi mezzi in italiano, mezzi in tedesco, naturalmente. All'età di 15 anni, Antonio aveva una cotta forte per Anna Tatangelo. Gigi D'Alessio, sei avvisato? Secondo me, tuttora ce l'ha. Il numero preferito di Michele è il numero 17. Infatti, con quel numero ha segnato l'unico gol in prima squadra. Sarà perché il 17 è il numero della sfortuna? Antonio ha la fobia dell'aereo. Il suo primo aereo l'ha preso nel 2015 e degli scienziati ed esperti dicono che non ne prenderà mai più uno. Michele ha una cotta tremenda per Nicki Minaj. La incontrerà prima o poi? Nicki, sei avvisata. Durante la sua adolescenza Antonio non sopportava gli spettacoli, anche perché era abbastanza timido. Antonio timido. Sì, Antonio timido. Il primo nome di Michele era Beniamino, ma lui alla tenera età di 18 anni se l'è fatto rimuovere. Beniamino! Beniamino! Mocca sort! Una cosa che non sopporto di Antonio è che dà tutto per scontato. Tutto molto facile e soprattutto non sopporto quando mi comanda a bacchetta. Michè, fai questo. Michè, fai questo. Michè, oh, faccio male. Una cosa che non sopporto di Michele è l'egocentrismo. Se lui non fa parte di una cosa, per forza ci deve entrare. Ma io non ti parlo più a te.
Cioè, io sono egocentrico e ci voglio essere anche quando non ho niente a che fare. Perché ti voglio sempre comandare? Non si alza nemmeno a prendersi le scarpe. Mica, mi vai a prendere le scarpe, per favore. E queste erano alcune curiosità mie e alcune curiosità di Michele. Se ne conoscete altre, naturalmente ce le potete dire. Magari faremo un nuovo video. Se ci volete dare delle domande, che dare delle domande. Dare, non si può dire. No. Fare? Se volete farci delle domande, noi saremo lieti di rispondervi, a patto che non siano cose sconce. Quelle non rispondiamo. Quelle non rispondiamo. E qui da Tony e da Mike è tutto. E...